Juve Stabia Monopoli, stadio Romeo Menti, girone C. Juve Stabia ancora imbattuto, non ancora ha vinto invece il Monopoli, prima occasione con Mignanelli, grande parata di Perina. Tiam rischia di complicarsi la vita. Al 22esimo prova di testa Ferrini, chiude Buglio. Dall'altra parte Piscopo si coordina ma va alle stelle. Al 30esimo una punizione fiacca, debole, para Tiam su Iaccarino. Le occasioni si susseguono in una prima frazione di gioco viva e vibrante. Anche dall'altra parte Candellone ci prova di testa. Tentativo debole che non mette apprensione al Monopoli. La ripresa resta sicuramente piacevole. Qui un grandissimo gesto tecnico di Iaccarino che chiude, alle sue spalle era pronto a colpire Romeo. Altro gesto tecnico di pregevole fattura, Perina toglie il colpo di testa di Buglio dall'incrocio. Attacca la Juve Stabia che vuole il gol a tutti i costi, cerca di farsi vedere con Piovanello subentrato nel corso della ripresa. Il Monopoli però non sta a guardare. Al 71esimo la rete decisiva, il colpo di testa da tre punti di Romeo, terzo timbro stagionale per lui, grande festa per Romeo, assist numero 2 in campionato di Piovanello. Entrato in campo alla grande la replica del Monopoli affidata a Borello, conclusione che non gira, Piovanello, altra discesa positiva sulla destra, il finale è tutto del Monopoli che ci prova al Menti e va vicinissimo al pareggio, ci vuole Tiam due volte, riflesso prodigioso su Starita. Protesta Starita, vorrebbe il gol, l'arbitro dice che il pallone non è entrato, Tiam eroe, Romeo gol, Juve Stabia a quota 14 punti, imbattuto dopo 6 giornate con la porta inviolata da 485 minuti.